Ben ritrovati a tutti, ci troviamo oggi in una località diversa, siamo a Siracusa, una bellissima città che porto sempre nel mio cuore. E scusate se mi sono dilungato un po' sull'intro, ma volevo condividervi le riprese più belle. Come sempre vi invito a lasciare un like caso in cui vi fosse piaciuto il video, a iscrivervi al canale. Guardando gli analytics, molti di voi che regolarmente vedono i video non sono ancora iscritti, per cui ragazzi iscrivetevi, è gratuito, potremo usufruire della community e continuare a vedere molti altri prodotti di running insieme. Giusto un disclaimer prima di iniziare: queste sono scarpe che ho comprato di tasca mia, nessuno mi ha pagato per questa review e queste sono le mie personali review. Ho scelto per questa località una scarpa all'altezza, la Brooks Hyperion Tempo. È una scarpa neutra di solo 210 grammi nella versione maschile, con un drop in talone di 8 mm, abbastanza alta, un po' più pesante della Elite, che è disegnata per le gare, invece la Tempo è disegnata per gli allenamenti. È disponibile sul mercato ad un prezzo intorno ai 130 euro. I responsabili della Brooks l'hanno definita, insieme all'Elite, una delle scarpe più veloci di sempre, progettate da Brooks per accompagnare i runner all'allenamento al podio, e rivolta a tutti coloro che cercano contemporaneamente un vantaggio competitivo e una protezione sulle lunghe distanze. La scienza mostra effettivamente che le deviazioni dell'assetto posturale aumentano con la durata della corsa. Per questa ragione, gli effetti di supporto forniti dalla calzatura diventano sempre più importanti con il procedere dell'allenamento o della gara. La sola è in gomma, l'ho provata prevalentemente su strada, ma anche su un pavé piuttosto grezzo, in curva, in salita, in discesa, ma non sul bagnato, ed il grip è davvero buono in tutti i casi. Non ho ancora avuto modo di provarla sul bagnato, ma stando alle altre review, sembrerebbe che il grip sul bagnato non sia un granché. Ed effettivamente toccando la gomma mi sembra piuttosto dura, per cui probabilmente molto resistente, ma allo stesso tempo con un grip inferiore, specialmente in condizioni particolari come potrebbe essere appunto sul bagnato. Per cui, per quanto riguarda la durata della suola ed il suo grip sul bagnato, non posso aggiungere altro, essendo al primo utilizzo, ma farò un secondo video non appena avrò raggiunto i 100 km. La Pirion Tempo, come descrive l'azienda, sono le perfette compagne per i runner più esigenti. Sono dotate della nuova ammortizzazione DNA Flash, che conferisce a questa calzatura leggerezza e reattività. Durante una prima prova ho percepito una significativa fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio, e si sono rivelate capaci di ridurre la deviazione del piede, restituendo l'energia durante la corsa. Questa valenza la candida a essere utile per abbassare la fatica negli allenamenti intensi, riducendo così i tempi di recupero. Il nuovo DNA Flash, costruito con il nuovo sistema di infusione di azoto nella schiuma, è un metodo davvero all'avanguardia, utilizzato per ora solo da Brooks e da un altro importante competitor. È incredibilmente leggera e reattiva, con un ritorno di energia direi eccellente. Ho anche provato la scarpa durante un allenamento molto lento, sopra i 5 minuti al chilometro, e durante un fartlek veloce. Per quanto riguarda l'ammortizzazione, devo dire che l'ho trovata confortevole, ma a ritmi non superiori ai 4-30 minuti al chilometro. Per ritmi più lenti, considerando che questa scarpa è davvero leggera, mi ha stupito. Nonostante comunque si senta che la scarpa è leggera e non è stata di certo disegnata per andare piano. L'intersuola l'ho sentita più rigida, soprattutto sulla parte dell'avampiede, anche più reattiva, mentre più morbida sulla parte del tallone. Sulla parte dell'avampiede è più larga per garantire un maggior supporto in fase di spinta, sulla parte del tallone invece è stretta e leggera per mantenere l'energia. Ed in effetti si riesce a spingere molto bene anche in terreni un po' disconnessi, come potrebbe essere appunto un pavé, si riesce ad usare bene il piede durante la spinta. Il disegno dell'intersuola, curvato, insieme al materiale usato, permettono inoltre davvero una transizione puntatallone fulminea e reattiva, tra l'altro senza aver notato vibrazioni particolari. Per cui in termini di stabilità, a ritmi medio-veloci, devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. A ritmi più lenti di 4 minuti e 30 km, pur garantendo una certa stabilità che non mi sarei affatto aspettato in una scarpa di questo tipo, ho avuto comunque la sensazione come se stessi correndo a terra. In generale, quindi, direi che si è data priorità alla reattività, pur garantendo un certo livello di ammortizzazione confortevole, ma solo a certi ritmi. La tomaia è in Knitfit, l'ho trovata davvero traspirante, soprattutto in giornate
calde, come potete vedere qui ci sono già più di 30 gradi da questa mattina alle 6:30. È una tomaia elasticizzata che in termini di calzabilità veste un po' stretta, per cui consiglio di prendere una misura in più, che in curva fatica un po' in termini di stabilità, forse anche dovuta alla combinazione con i lacci, anch'essi elastici. Sulla parte del tallone c'è una conchiglia ben imbottita che abbraccia bene la parte appunto del tallone, con una leggera imbottitura molto piacevole che garantisce un perfetto comfort pur contenendo il peso della scarpa, per cui davvero ben fatto. Sulla parte dei lacci c'è invece un rinforzo trasparente, in quanto la tomaia è davvero molto leggera. A me piace molto avere una tomaia che possa calzare bene, possa stringere bene il piede, ma garantendo sempre un certo comfort, senza avere attriti vari che possono alla lunga dare fastidio, ed in questo caso devo dire che a fine allenamento non ho avuto neanche la minima sensazione di fastidio. Anche sulla parte dell'avampiede il toe box, come si dice in gergo tecnico, è molto ben rinforzato internamente per garantire una maggiore durata della tomaia, anche se non è così esteso da coprire la parte di maggior sfregamento dell'alluce con la tomaia, probabilmente sempre per contenerne il peso. I lacci sono elastici, avrei preferito quelli tradizionali flat, perché il brocaccio non è così efficiente come in quelli tradizionali e, come dicevo, sia in curva che a ritmi più veloci si sente un po'. La linguetta è davvero ben fatta, è una linguetta classica, ha un'imbottitura sulla parte dei lacci per garantire un certo comfort e non dare fastidio al collo del piede, e non essendo di tipologia soffietto lascia traspirare la scarpa in quanto non aggiunge alcuno strato di stoffa. La soletta è piuttosto sempliciotta ma anche molto leggera, probabilmente appositamente disegnata per contenerne il peso della scarpa, per cui senza alcuna imbottitura aggiuntiva. Esteticamente mi piace molto, ci sono diverse colorazioni in bianco e nero, e in entrambi il blu dell'intersuola spicca molto, e in quelle bianche anche tutti gli altri dettagli, a partire dal logo e dalle varie scritte, a mio parere risaltano di più che nella colorazione in nero. Il prezzo mi sembra piuttosto adeguato in confronto alle altre scarpe presenti sul mercato, che offrono più o meno le stesse caratteristiche, e considerando anche l'innovazione tecnologica applicata nel disegno dell'intersuola, devo dire che è davvero un prezzo giusto. Concludendo, mi è sembrata una scarpa davvero molto versatile per allenamenti medio-veloci o ritmi non superiori ai 4 minuti e 30 al chilometro, ma comunque disegnata per runner leggeri e veloci alla ricerca della prestazione migliore. Sicuramente adatta a chi ha la pianta del piede larga, in quanto appunto sulla parte dell'avampiede è abbastanza larga, e grazie alla nuova intersuola e al suo profilo curvo mi ha davvero convinto nella transizione punta-tallone, e pur non avendo adottato il carbonio devo dire che il ritorno di energia si percepisce come, ma soprattutto a ritmi più veloci, una sensazione davvero bella, ancora più bella a fine allenamento, quando si inizia ad essere un po' stanchi. Per cui mi piace davvero molto questa scarpa, la utilizzerei specialmente per interval training, per le gare la utilizzerei in una 10 km, in una mezza maratona, in una maratona, e probabilmente la proverei anche in una 5 km. Ovviamente per allenamenti più lenti opterei per un modello di scarpa differente, più stabile, soprattutto sull'area del tallone. Come sempre, a maggior ragione in questo caso, considerando che veste un po' stretta, vi suggerisco di provare la scarpa bene prima di comprarla, in maniera tale che possiate valutare la vestibilità a seconda del vostro piede. Prima di chiudere vi ricordo che potete trovarmi su Strava o su Instagram, vi lascio i link in descrizione, dove generalmente annuncio i video o potete trovare più dettagli relativamente ai miei allenamenti o ai test che sto conducendo. E come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e ciao Siracusa!